La premessa è d'obbligo. Pescara terzo in classifica, tutti avremmo messo la firma alla vigilia del campionato, ma qualche scricchiolio c'è e va sottolineato. Per esempio la fase di non possesso, che non funziona più come dovrebbe. La conferma arriva dai numeri. Subiti 21 gol, di cui 13 nelle ultime 8 partite. Peggio hanno fatto solo 5 squadre. Urge proteggere meglio la difesa, di cui il probabile passaggio al 4-3-1-2 con Brugman trequartista e un interditore, Palacio Canutè, in grado di garantire filtro e sostanza. Gli esterni sarebbero sacrificati, ma adesso è fondamentale ritrovare l'equilibrio tattico smarrito negli ultimi tempi. In questo caso Mancuso agirebbe da seconda punta al fianco, in attesa di rinforzi, di uno tra Monachello e Cocco. C'è insomma da risolvere il problema del corridoio centrale. In quella zona di campo infatti sono nate ultimamente le maggiori insidie per i biancazzurri di Pillon. Per caratteristiche, Brugman, Macin e Memushei sono più inclini ad offendere che a contrastare o a interdire. I numeri che certificano l'involuzione. 18 punti nelle prime 8 partite senza sconfitte, con 14 gol fatti e 8 subiti. Soltanto 8 i punti conquistati nei successivi 8 incontri. 2 successi, altrettanti pareggi, 4 KO, con 10 reti realizzate e 13 subite. In totale 21 gol incassati, peggio hanno fatto solo Cosenza e Livorno con 23 reti, Carpi e Foggia 25, Padova 26. E poi il trend esterno, solo un successo lo scorso 19 ottobre alla Spezia e appena 7 punti in 8 incontri.